Professore Antonio Santonastaso si ripropone come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Solopaca con la lista numero 1 Costruire la rinascita. In caso di vittoria, che sindaco sarà? Sarò, come ho detto già in altre occasioni, il sindaco di tutti, di tutti i solopaghesi, anche di coloro che non mi voteranno e in particolare anche di quelli che sono candidati dall'altra parte, perché io praticamente eh, ho la considerazione e la consapevolezza che la nostra proposta sia valida un poco per tutti. Ingegner Pompilio Forgione si ripropone come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Solopaca. Con la lista numero 2 siamo Solopaca. In caso di vittoria, che sindaco sarà? vi ringrazio di cuore, mi date la possibilità di parlare alla gente. La mia proposta è quella innanzitutto di poter parlare a loro perché ho notato in questi ultimi 4-5 anni con l'amministrazione Sant'Anastasio che il collante sociale è un po' è andato disperso. Allora il primo mio obiettivo è quello di riprendere questo rapporto con la gente. Mi auguro, come sempre, ho fatto di essere il sindaco di tutti. E nessuno, dico nessuno, lo dico a testa alta, questo, può dire che la mia porta era chiusa. A quale dei punti essenziali del suo programma elettorale darà la priorità in caso di vittoria? Sono diversi i punti essenziali, sono quelli principalmente elencati nel programma. Di quelli che mi posso ricordare nell'immediatezza sono quelli delle PUC per quanto riguarda la sfaccettatura della zonizzazione della, riguardo alla viticoltura, il potenziamento del MEG, il museo enogastronomico, la considerazione verso le fasce deboli degli anziani e dei giovani, l'ampliamento diciamo, degli impianti sportivi. E in un certo senso un po' tutto quello che riguarda il programma che poi avremo modo di elencare e di rifare delle riflessioni nell'arco dei comizi che faremo nella campagna elettorale. I punti per, per me importantissimi sono innanzitutto la scuola. La scuola è intesa non come contenitore, come immobile ma anche come contenuto. Io voglio appena ricordare che praticamente... Con Santo Nassaso, per quanto lui e i suoi amici dicano cose differenti, abbiamo perso la dirigenza scolastica. Mi pare che sia gli edifici e quant'altro siano stati un poco trascurati. Colgo l'occasione per dire che la prima cosa che faremo, noi riattiveremo il servizio dello scuola bus. Oltre alla scuola c'è il discorso della sicurezza. Altro aspetto è l'ambiente. Per quanto riguarda l'ambiente, abbiamo visto l'ultima alluvione, ci sono stati dei problemi, problemi che mi pare ancora siano irrisolti, ma che potevano in un certo qual modo, se fossero stati fatti in tempo alcuni lavori e loro ne avevano la possibilità, di poter arginare quantomeno questo fenomeno. In un momento di generale allontanamento dalla politica, soprattutto da parte dei giovani, quale incitamento lancia loro a votare per la sua lista? L'incitamento che mi sento di dare ai giovani è, di quindi è quello di guardare con attenzione la nostra proposta ma in particolare i nostri candidati l'otto dodicesimi della nostra lista sono composti da giovani, noi prestiamo veramente grande attenzione ai giovani e nello stesso tempo lo possiamo anche dimostrare dicendo loro che siamo stati attenti alla intercett ad intercettare i bandi cosiddetti di garanzia giovani, siamo intervenuti con questa proposta dando possibilità ai giovani anche se in maniera temporanea. Per i giovani, certo. Nessuno qui può augurarsi che venga qualche grossa azienda, qualche grossa industria. Cercare un poco di eventualmente stimolare le persone a poter creare delle cooperative, eventualmente per poter dare ai giovani stessi un lavoro e affiancarli in tal senso. In 60 secondi, convinca un elettore indeciso a votare per la sua lista la nostra lista è quella che si propone come discontinuità rispetto ad una impostazione che è stata quella che in un certo senso ha creato anche l'interruzione del percorso che si era iniziato nel 2011 e quindi dal punto di vista proprio della trasparenza della correttezza, della legalità in un certo senso della nostra proposta è quello che noi possiamo garantire e possiamo dire con a testa alta tutti gli elettori di Solopaca io mi sono fatto da me non ho avuto mai padrini politici e mai padroni politici. Ho fatto l'ingegnere capo per 20 anni del mio comune e ritengo di averlo fatto a testa alta. Non a caso, io da dipendente poi mi sono candidato a sindaco nel 2001. Se io avessi avuto degli atteggiamenti poco belli, poco puliti con le persone, certamente la gente nel 2001 non, non mi avrebbe votato. Ebbene, mi votò, diventai sindaco, diventai assessore alla Comunità Montana. Ed io avevo un bel rapporto con tutti i dipendenti. Sono diventato poi assessore in provincia e ho avuto un rapporto bello. Ho fatto il sindaco, sono stato sempre a contatto con tutti. La mia storia è questa. Quindi i fatti parlano. Io mi auguro che la gente ancora questa volta possa comprendere quello che ho fatto e quello che io potenzialmente potrò fare. Più di dieci anni di amministrazione cittadina condivisa con il suo attuale sfidante. Cosa è cambiato negli ultimi anni e quali nuovi scenari politici si delineano? E appunto un poco si riaggancia alla domanda precedente che lei ha fatto per quanto riguarda una nuova impostazione eh, perché noi abbiamo agito e stiamo agendo con la massima trasparenza senza presaccoppoghismo dal punto di vista proprio dei contatti e dei rapporti in particolare con gli uffici e con i dipendenti comunali c'è massimo rispetto e la ripartizione e la condivisione delle cose da, che noi amministriamo in comune tenendo conto della competenze sia degli uffici e sia della parte politica. Ma in particolare noi io mi sento di dire, a parte dicevo questo rispetto nel rapporto istituzionale che ci deve essere tra ufficio e parte politica, anche nella dettata della maggiore trasparenza. Più di dieci anni di amministrazione cittadina condivisa con il suo attuale sfidante. Cosa è cambiato negli ultimi anni e quale nuovo scenario politico si è delineato o si delineerà? Io ancora sto aspettando uh, le cose come sono andate perché mi sono trovato una revoca uh, a firma di Santo Anastasio, all'epoca ero vice sindaco e, e sottolineo vice sindaco senza deleghe e per la verità ho, aspettato, ho chiesto all'epoca un processo politico eh, che mi venisse fatto per eh, rinfacciarmi tra tutte le mie mancanze e eh, quindi tutti gli sgarbi che io ho fatto a lui, agli assessori che attualmente stanno con lui. Alle mie domande nessuno mai ha risposto, nessuno. La verità è che io ero una persona che, nonostante non ci fosse stato uno screzio con lui, nonostante non ci fosse stato un atto contro, benché chi lo difendesse in Consiglio Comunale era il sottoscritto nei confronti dell'opposizione, evidentemente la mia figura era solo come persona ingombrante. Non ho capito il perché, e però Pombino e Forgione non può essere buono prima delle elezioni e poi automaticamente diventa cattivo dopo le elezioni. Io mi auguro che tutto questo possa essere risolto il 5 giugno, perché la gente voglio dire, capirà, vedrà, verificherà tutto ciò che è successo e mi auguro che il processo lo faccia la gente a noi due e poi vedremo un po' alla fine chi sarà il vincitore.